Ciao a tutti, benvenuti in questo super video carichissimo di pulizie motivazionali. Iniziamo con l'asciugatrice, ma questa niente ragazze, adesso andremo a fare i vetri, le serrande, a pulire tutta la cucina, i pensili, il pavimento. Oggi vado a dedicarmi alla zona open space, quindi pulizia a zone. Restate incollati allo schermo per trarre motivazione, ispirazione e tantissima energia positiva. Cominciamo! Il serbatoio dell'aspirapolvere era vuoto e questo è tutto quello che sono andata a togliere, ragazze. Ci sono sempre bricioline perché non solo ci mangiano i bambini, ma ci mangiamo anche noi grandi. Come vi dico sempre, la casa va goduta, bisogna godere della nostra casa e utilizzare tutti gli spazi e stare comodi. Andiamo a togliere il tappeto perché adesso dovrò andare ad utilizzare il vaporetto per pulire serrande e vetri e poi comunque mi devo dedicare al pavimento. Iniziamo con la parte più strong di questo video, pulizia serrande e vetri. Ragazze, i miei infissi sono vecchi. Alcune serrande non si aprono, chi mi segue da tanto tempo sa che ho pagato profumatamente i lavori di casa mia, ma che purtroppo non sono andati come dovevano andare, che quindi sono in causa. E quindi ci sono alcune zone della casa dove diciamo non siamo riusciti ad arrivare. Abbiamo fatto tantissime cose in questi 2 anni, abbiamo aggiustato tantissime cose, ma qui non siamo ancora arrivati. Tipo questa qua che mi state vedendo pulire non si apre, ragazze, è rimasta chiusa così, per fortuna che è quella della finestra. Niente ragazze, o vecchie o nuove, andiamo a pulire, anche perché è un bel po' che non le pulisco, e andiamo a togliere tutto lo sporco.
Inizialmente, quando abbiamo traslocato, questa serranda si apriva e si chiudeva normalmente, anche se di quelle molto antiche, quelle in legno. Alcune ce l'ho in legno, alcune ce l'ho in plastica perché le aveva cambiate il vecchio proprietario. Insomma, ragazzi, si dovrebbero cambiare tutte. Dici perché non l'hai cambiata? Perché praticamente va cambiato tutto il blocco e poi perché comunque c'è in preventivo in futuro di cambiare proprio gli infissi, quindi di rompere praticamente dove c'è l'infisso, quindi comunque devono venire i muratori, quindi si deve fare caos, casino, una cosa che io odio perché dopo i lavori veramente, ragazze, sono stanca e stufa di avere i muratori a casa. Ecco, quella è la schifezza che è uscita dalla pezza. E quindi si deve proprio togliere, si devono togliere proprio gli infissi e sostituirli con quelli moderni. Se ci riusciamo, ragazze, farli anche automatizzati, perché ormai comunque sono tutti così infissi, quelli con la serranda che si abbassa dal pulsante. La predisposizione c'è, perché abbiamo fatto fare la predisposizione per questo tipo di serrande, però non siamo ancora riusciti a cambiare gli infissi. Ragazze, piano piano si arriva a tutto. Ok, pulito il primo, adesso attiviamo la lavapavimenti. Sono andata a svuotare il serbatoio dell'acqua sporca, gli ho fatto fare la pulizia. Mettiamo l'acqua pulita col detergente e adesso pulirò a zone anche qui, cioè nel senso dove adesso c'è acqua per terra, dove ho pulito l'infisso con le serrande, con il vaporetto, comunque ci sono goccioline, vado a pulire questa parte del pavimento. Comunque l'open space è grande, solitamente io la divido in due zone quando pulisco il pavimento, ma anche quando pulisco normalmente, la pulizia di routine, comunque spolverare, fare il reset della stanza, divido in due zone, chi mi segue lo sa, faccio la parte cucina e poi la parte della zona relax, non la chiamiamo così, che è quella del divano e parete attrezzata. Quindi faccio tutto questo pezzettino, adesso poi vado a pulire l'altro infisso e faccio la stessa cosa con la lavapavimenti di là. Andiamo a svuotare il serbatoio dell'acqua sporca, ragazze, che schifo. Comunque considerate che quello che vedete con la lavapavimenti, la schifezza che viene fuori, anche perché l'acqua comunque è poca, cioè nel senso lava e aspira e comunque l'acqua nel serbatoio è poca, quindi diventa ancora più schifosa. Questo è quello che ho tolto dall'infisso, ragazze, dalle serrande più che altro, un'altra schifezza allucinante. E adesso procediamo con l'altro infisso dell'open space, che è questo qui che sto inquadrando, e quindi vamos. Yeah.
stessa cosa anche qui, vado a togliere le goccioline comunque che sono cadute e vado a dare questa pulita al pavimento, comunque la lavapavimenti, l'aveaspira, quindi comunque è una pulizia profonda, anche se io per la pulizia più profonda solitamente vado ad utilizzare l'acqua bollente con lo straccio, secchio, detergente, acqua bollente. Lasciando stare il fatto del cricetino, praticamente ragazza, che gli ho mosso la gabbia 500 volte mentre passavo la lavapavimenti, adesso andiamo a dedicarci ai pensili della cucina. Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time. Ed eccoci qui, palo Swiffer alla mano, pezzolina nuova e il detergente della Pink Stuff, quello come lo sgrassatore, ragazze, è la stessa cosa, equivale alla stessa cosa dello sgrassatore, però ragazze ha un profumo molto molto delicato e comunque funziona benissimo. Non fa molta schiuma, anzi quasi inesistente la schiuma, però ragazze sgrassa che è una meraviglia. Per i pensili sotto non vado ad insistere più di tanto, sto dando una passatina al volo perché sono quelli che pulisco sempre con le manine, ecco, quando vado a farmi i piatti comunque li pulisco sempre, sono quelli in alto che sono quelli più sporchi, anche se comunque da quando utilizzo questo metodo del palo Swiffer vado a farli molto spesso, infatti lo vedete dai video, anche dai video precedenti avrete visto che comunque vado a farli molto spesso. Stessa cosa anche per questa zona dell'open space, quindi andiamo a passare la lavapavimenti anche qui e andiamo a togliere tutte le goccioline e anche lo sporco. Sistemiamo le tende, tavolino pulito, pavimento pulito, infissi puliti, tutto pulito. Andiamo a spruzzare un'ulteriore ventata di profumo con il profumatore. Questo qui, che però non vi consiglio, ve l'ho detto in tanti video. Io ormai sto cercando di terminarlo. Io adoro quelli Deo 2, ragazze, sono fantastici. Io vi mando un grosso bacio, ragazze, e vi lascio con l'inquadratura dell'open space super pulita e luccicante. Se il video vi è piaciuto, un pollice in su, e ci vediamo al prossimo video.